Oggi ci troviamo presso i campi sperimentali di Enterisi a Castello d'Agogna, al confine tra Lombardia e Piemonte, quindi nel cuore della risicoltura italiana. Enterisi che storicamente è partner di Eurochemagro per quanto riguarda lo sviluppo e anche la divulgazione di prodotti fertilizzanti e in particolare di specialità fertilizzanti. E mi riferisco in particolare ad Entec, quindi quella serie di prodotti che si basano sulla molecola del 3,4 di MPP, l'inibitore della nitrificazione, che proprio in queste areali, proprio in risaia, hanno avuto una delle loro maggiori fortune. Questo perché dal punto di vista agronomico sin da subito si è capito che il DMPP, quindi l'inibitore della nitrificazione, poteva dare assolutamente una marcia in più rispetto agli azoti tradizionali. E quindi già a partire da più di 15 anni fa, quando Entec è stato messo sul mercato, Enterisi ha voluto insieme a noi sviluppare una serie di sperimentazioni, una serie di ricerche per portare avanti alcuni prodotti che oggi sono sul mercato. E quindi mi riferisco sia agli Entec di base, penso all'Entec 46, ma anche e soprattutto alla linea dei Flexamol, sviluppati proprio per le specifiche esigenze dell'ambiente di risaia. I Flexamol sono delle miscele tra azoto associato al 3,4 di MPP, quindi Entec, ad altre materie prime fra tutto il cloruro di potassio, elemento estremamente importante quando parliamo di ambiente di risaia. Quest'anno alla gamma dei Flexamol si aggiungono due nuovi titoli, degli NK, un 21021 e un 17028, che sono degli NK complessi che arrivano direttamente dalla nostra casa madre, quindi da Eurochem, vengono prodotti negli stabilimenti russi di Eurochem. La caratteristica che va a migliorare ulteriormente appunto questa linea dei Flexamol è che questi due nuovi NK non sono delle miscele, ma sono dei concimi complessi. L'importanza di un concime complesso, quindi di un granulo all'interno del quale abbiamo tutti gli elementi nutritivi, è di fondamentale importanza sia per un discorso di distribuzione omogenea, ma sia anche per far sì che tutti gli elementi nutritivi presenti nel granulo vengano resi disponibili in maniera puntuale ed omogenea alla nostra coltura. Quindi due nuovi Flexamol che si vanno ad affiancare alla storica gamma, quindi ai titoli già conosciuti presenti sul mercato, e a Entec 46, che diciamo è il capostipite della linea Entec e che è stato proprio sviluppato in questi areali e sul riso e sulle aree maidicole che sono a poca distanza da noi. Anche per questa campagna risicola sono state impostate delle prove sperimentali tra Eurochem ed Enterisi e in particolare verranno testate delle nuove molecole insieme alla nostra casa madre, a Enterisi e anche all'Università di Torino per valutare appunto l'efficacia di questi fertilizzanti in ambiente di risaia, molecole che a breve verranno poi messe sul mercato.